Bene amici di Medico Snake, questo sarà un video diverso dal solito perché farò una videoguida là dove impareremo a proteggere il nostro computer grazie a dei dispositivi che noi usiamo ogni giorno, ovvero una pendrive e un dispositivo Android, e saranno proprio loro i protagonisti del video perché io nella videoguida andrò ad usare una pendrive USB da 2 GB, molto più che sufficiente per quello che vi farò vedere tra poco, un dispositivo Android che sia un tablet o uno smartphone e un computer che sia un fisso, un portatile 32 o 64 bit, non ha importanza, ma l'unica cosa che importa è che sia dotato di un sistema operativo Windows indipendentemente dalla versione Nitro. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come configurare i dispositivi. Bene amici di Medico Snake, come vi ho già detto nell'anteprima video, grazie a questa videoguida possiamo proteggere il nostro computer tramite pendrive USB oppure un dispositivo Android. Ma abbiamo un però: se noi configuriamo la nostra pendrive USB, il dispositivo Android non può funzionare. Se noi invece configuriamo il nostro dispositivo Android, la pendrive non sarà più funzionante. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come configurare i dispositivi. Partiamo dal software. Il software in questione si chiama ROS Logon Key, e per configurare i nostri dispositivi al nostro sistema operativo dobbiamo già impostare una password. Se l'abbiamo già impostata, non ci resta altro che configurare la nostra pendrive. Prendo la pendrive. Ok, prima di andare avanti con il software, la inserisco al mio computer. Ok, ritorno con la schermata sul mio computer ed iniziamo la configurazione. Chiudo la schermata d'apertura. Ok, non so se riuscite a vedere i movimenti che faccio, ma purtroppo non posso registrare il display del computer. Detto questo, passiamo alle opzioni del software. USB flash drive, ed io per esempio imposto la voce blocca computer, in modo tale che se vado a rimuovere la pendrive il computer andrà in blocco, mentre invece se inserisco la pendrive il computer verrà sbloccato. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come procedere. Blocca computer, ok. Vado su imposta chiavetta USB, nel campo password inserisco la password attuale di sistema e clicco ok, attendo la procedura, e se riuscite a vedere la chiavetta USB è stata correttamente configurata. Perfetto, faccio ok, lascio il software aperto, blocco il computer manualmente. E come potete vedere si è autosbloccato, scusate. Adesso vi faccio subito vedere. Rimuovo la pendrive USB. Guardate cosa succede, il computer va subito in blocco. E quindi richiesta una password. Non fateci caso, perché nel nostro caso dobbiamo sbloccarlo tramite USB e non ci resta altro che inserirla nel nostro computer. La vado ad inserire ed ecco che il computer viene sbloccato. Bene amici di Medico Snake, nella prima parte abbiamo visto come configurare la nostra pendrive USB ed utilizzarla per bloccare o sbloccare il nostro computer personale. Detto questo, mettiamola da parte, prendiamo ora il nostro dispositivo Android. Qui abbiamo due fattori diversi: sia per la configurazione e sia per il corretto funzionamento deve restare connesso sulla stessa rete Wi-Fi. Il secondo fattore è che il dispositivo Android consente il solo sblocco del computer. Detto questo, andiamo subito a vedere come configurare computer e dispositivo Android.
Bene amici di Medico Snake, nella seconda parte vedremo come configurare il nostro dispositivo Android, nel mio caso uno smartphone. Partendo da lui andiamo subito a Play Store e installiamo anche sul dispositivo Android ProOS Logon Key. Io già l'ho fatto e la vado già ad aprire. Eccola qua, ROS Logon Key. Mi viene chiesto di scansionare il codice QR che ci verrà fornito. Andiamo subito a vedere come. Passiamo a computer, andiamo sulla voce opzioni, come dispositivo di protezione utilizziamo l'ultima voce mobile phone Android iOS. Imposto la voce blocca computer per la mia videoguida, faccio ok, imposta la chiavetta USB, scrivo la password, e mi viene fornito il codice QR da scansionare. Prendo il mio dispositivo Android, apro l'applicazione Scan ROS Logon QR Code, gli clicco sopra, ok, avvicino il dispositivo al codice QR ed ecco qua. Visto che il codice QR mi è stato riconosciuto, vediamo che compare il nome del nostro computer nell'applicazione del dispositivo Android, ed è nel mio caso HP 250G4. Perfetto, clicco sopra, attendiamo che venga riconosciuto. Come vedete sul computer riapparsa la voce che il software ha ricevuto il segnale del QR code scansionato. Faccio ok sul computer, dispositivo USB è stato correttamente configurato, faccio ok. Adesso vado a bloccare il computer manualmente con Windows L, riprendo il mio dispositivo Android. Faccio Unlock PC. Guardate nel momento in cui clicco la voce Unlock PC cosa succede. Il computer viene sbloccato automaticamente. Voglio ricordare che se abbiamo configurato il nostro dispositivo Android non possiamo avvalerci della pendrive USB. La stessa cosa vale per l'USB. Se abbiamo configurato l'USB non possiamo utilizzare il nostro dispositivo Android. Bene amici di Medico Snake, siamo arrivati alla fine della videoguida. Voglio ricordarvi alcuni fattori per quanto riguarda i dispositivi che noi andremo a configurare. Se noi abbiamo configurato la pendrive USB, non possiamo utilizzare il nostro dispositivo Android. Se noi abbiamo utilizzato il nostro dispositivo Android, non possiamo utilizzare la pendrive USB. Il secondo fattore riguarda il dispositivo Android. Se noi abbiamo configurato il nostro dispositivo Android, per il corretto funzionamento deve restare connesso sulla stessa rete Wi-Fi, altrimenti il dispositivo non avrà alcun effetto. Per altre informazioni sul software, link di download e informazioni su come attivare il software sul vostro computer sono online da oggi su medicosnake.wordpress.com. Per Medico Snake, Raffaele Maurillo.